mi chiedevano e che avete chiesto un momento fa, come sorta l'associazione Difendere la Vita con Maria. La storia è anche bella e ha fatto anche un lungo cammino, ma di fatto la motivazione forte che ha radunato diverse, anzi molte persone attorno a questo tema è stato il grande appello del Beato Giovanni Paolo II del Vangelo Guida, che per arginare e per far fronte, per rispondere in modi efficaci alla forte cultura della morte che stava crescendo nel secolo scorso. L'Evangelio Guida è stato scritto nel 1995, quindi verso la fine ma le radici di questa cultura di morte sono profonde, arrivano da lontano, sono sostanzialmente dal momento in cui nel pensiero del mondo occidentale, in modo particolare, sorge l'ateismo, cioè il rifiuto di Dio. L'uomo non ha bisogno di Dio, è capace di badare a se stesso, la luce della sua ragione è sufficiente a illuminare il suo cammino, e ciò che l'uomo nell'antichità ha chiamato Dio, sostanzialmente la necessità di risolvere dei problemi che le capacità dell'uomo non dovevano riuscire a risolvere, allora nel futuro la scienza e la tecnica saranno in grado di risolvere questi problemi, perciò Dio che non è mai esistito non dovrà esistere più neanche nel pensiero e nella vita delle persone. Quindi la negazione di Dio dal punto di vista del pensiero è una forma sistematica. Il materialismo scientifico, il materialismo teorico e poi la vita materialistica con poco senso e immensi danni nella vita sociale. Proprio lì sono sorte le radici profonde della negazione anche dell'uomo e della sua origine e del senso profondo della sua esistenza. E perciò se Dio viene meno nella visione del pensiero umano, sono a rischio anche tutte le relazioni umane, a partire dai più deboli, dei meno capaci di difendersi, come gli anziani per esempio, i malati o i portatori di gravi handicap e soprattutto i bambini, i piccoli e addirittura quelli non ancora nati, che possono creare qualche caso quando non sono desiderate e pensate e volute, scompiglio e disagio. Tanto più se nel pensiero nella mentalità corrente sorgono forme di autodeterminazione da ogni punto di vista, anche da quello sessuale, e nell'intento di disgiungere la sessualità dalla procreazione sono sorti disastri che tutti abbiamo sotto gli occhi e che ben conosciamo. E a partire dal 1920, quando per la prima volta in Europa viene legalizzata ed è penalizzata, perciò la soppressione di un innocente nel greco, a partire da quella data si è creato una deriva che non si è ancora arrestata e che il cardinale Bagnasco, proprio nel 2010, in un grande discorso all'inizio della conferenza episcopale di primavera, disse: fermiamo l'ecatombe progressiva dell'aborto che produce, come testamente disse, scrisse in quella prolusione, un bambino, un innocente soppresso, ucciso ogni 11 secondi in Europa. E però disse, per ora non ci sono però segnali che si possa fermare questa ecatombe progressiva nella nostra società. E quindi le statistiche e le indicazioni che ci vengono dalle statistiche anche mondiali sono impressionanti, e si può anche pensare che dall'inizio della legalizzazione
l'umanità attraverso la sua realtà sociale e la sua organizzazione nazionale elimina i bambini nel grembo, produce una ferita così grande, così vasta, così profonda nel proprio organismo sociale che penso che è irreparabile. Allora, questo che il Papa Giovanni Paolo II ha chiamato cultura di morte, cultura della morte, per arginare questo, lui peraltro sensibile per motivi profondamente umani, anche per la sua preparazione, per la sua formazione, per il suo temperamento e per la persona che lui era, elevò forte la sua voce, davvero attraverso tutti i mezzi che ha avuto a disposizione, ma soprattutto nel Vangelo Vita, in un'espressione che è diventata così l'origine anche dell'Associazione Difendere la Vita con Maria. Quando disse, gridò forte con quella sua voce indimenticabile anche dal punto di vista degli armonici, fonici, è urgente una generale mobilitazione delle coscienze, anzi urge una generale mobilitazione delle coscienze, un comune sforzo etico per mettere in atto una grande strategia a favore della vita. Tutti insieme dobbiamo costruire una nuova civiltà della vita e dell'amore. E poi soggiunse anche a partire dalla comunità cristiana. Dunque, anche nella comunità cristiana è entrata, si è infiltrata questa cultura e questa mentalità di morte, o non, la comunità cristiana forse ha saputo subito reagire fortemente a questa sfida inedita che si è trovata ad affrontare. E per risolvere questo disse anche necessario abbattere i muri di inganno. Questi muri di inganno non sono soltanto umani, culturali, ma sono addirittura soprannaturali. Per questo disse è urgente una grande preghiera per la vita che attraversa il mondo intero, da ogni cuore, da ogni famiglia, da ogni parrocchia, da ogni comunità, da ogni istituzione, per abbattere appunto i muri di inganno, perché ciò che produce questo immenso danno, questo immenso male e questo immenso peccato nei confronti di Dio, dell'uomo e dell'umanità non ha origini soltanto umane e sociali e culturali, ma ha origini addirittura soprannaturali. Infatti è il male, è il principio del male, è il maligno, è Satana che è omicida fin dall'inizio, è anche ingannatore dell'uomo, l'origine profonda di tutto questo. Allora per combattere questa forza soprannaturale non sono sufficienti le forze umane, peraltro molto utili e necessarie, è necessaria una forza soprannaturale, cioè un atto spirituale, un atto d'amore, la preghiera. È necessaria la preghiera per fermare il grave danno che produce il male, soprattutto in questa dimensione della famiglia e della vita innocente. E poi il Papa Giovanni Paolo II si è rivolto anche alla famiglia, alle donne, alle madri, anche ai padri, a ciascuno, quando ha detto con infinita tenerezza, sapendo che ciò che produce la perdita di un figlio prima della nascita, per diversi motivi, è una ferita così profonda che non si agita se non attraverso l'elaborazione di un vero lutto dal punto di vista spirituale, attraverso la preghiera, la vicinanza, l'amore, i sacramenti. Disse nulla è perduto, perché questo è il dramma. Soprattutto questo trapela emerge nel cuore della famiglia. In questi anni io ho avuto la sorte di incontrare tantissime persone che, conoscendo questo ruolo che sto svolgendo, mi raggiungono in tanti modi e ho colto l'immenso, profondo dolore che non emerge mai se non nell'intimo, quando infine arriva ad una confidenza. Questo immenso dolore che è la consapevolezza di aver arrecato un danno irreparabile quando l'aborto è procurato, o di aver perso una
Per chi ha la fede, chi è consapevole che tutto questo avviene anche immediatamente, e per altri invece, anche dopo tanto tempo, ma a un certo punto affiora ed è drammatico. Dov'è ora il mio bambino? Anche dal punto di vista umano, per esempio, dove è stato posto, dove sono state messe, dove è stato messo il suo corpicino, le sue piccole membra, peraltro tenerissime. E questo è un dramma, perciò è sorto anche nel cammino della pastorale la necessità di elaborare il lutto attraverso l'atto della pietà e dell'onore e seppellimento dei bambini non nati, cosa che anche la commissione locale dell'associazione di affidamento con Maria proprio qui a Pazzola e anche qui vicino, tra diversi di voi che siete qui a rappresentare altri amici. Vorreste realizzare il seppellimento dei bambini non nati e penso proprio che riusciremo insieme, collaborando con le istituzioni sanitarie, con la regione, l'azienda sanitaria locale e poi i servizi cimiteriali, attraverso la pastorale, potremo arrivare a questo gesto di grande consolazione, di illuminazione e una vera, autentica elaborazione necessaria del lutto per trovare la pace. Tempo fa, ma non posso trattare perché ovviamente devo correre via in fretta, però questo ve lo dico, un po' di tempo fa ho trovato su una delle tombe dei nostri cimiteri una rosa grande, avvolta nel tulle, meravigliosa, c'era anche un bigliettino vicino, io l'ho guardato, c'era scritto perdonami la tua nonna. Questo fa emergere un mondo profondo di affetto, ma fa emergere la necessità di riconoscere ciò che è, guardare, innalzare lo sguardo a Dio per chiedere eventualmente anche perdono, ma per avere la pace e di lì ricominciare un cammino. Come potrà ricominciare questa cultura della vita e dell'amore? Attraverso anche l'atto dell'onore e della pietà, ma poi soprattutto mettendo in atto tutte quelle strategie che saranno possibili e necessarie dal punto di vista culturale, conoscere, far sapere, anche dal punto di vista scientifico, la scienza ci ha illustrato la vita prenatale in forme fantastiche, meravigliose, spettacolari. La vita che l'occhio umano, la vita prenatale non è visibile, invece è spettacolare anche la scienza. E quindi riconoscere tutto questo e quindi accogliere la vita. Prima che un bambino sia concepito, si possono fare tanti ragionamenti sulla propria vita, sulle possibilità, le necessità, ma dal momento in cui c'è, non si possono più fare ragionamenti, non può essere che accolto, accettato. Questa sarebbe la cultura della vita e dell'amore, che ogni bambino concepito possa nascere. Se la potrà nascere nella propria famiglia, accolto dalle braccia della propria mamma, del proprio papà, sarà la cosa più bella di questo mondo. C'è una cosa più bella che allevare figli? E se non lo potrà fare il papà e la mamma per la debolezza e la tribolazione di questo mondo, lo dovrà fare la comunità civile o cristiana. Ma non può essere eliminato. Non si può dire sbagliato dato. Non si può dire non c'è posto per te. Ma com'è possibile? Ma chiunque ha mente, diciamo così, serena, farebbe queste ragionamenti. E perché allora non avvengono quando il momento è opportuno fare questo, con poi danni pressoché irreparabili nella persona, nella psiche, persino nella salute o nella famiglia che si trova poi ad affrontare problemi gravissimi, spesso anche profonde fratture e divisioni. Perché non avviene? Per la paura. Perché c'è un mondo che segnato fortemente dall'egoismo, dal materialismo, dal consumismo, da tutto quello che vogliamo, dalla mentalità, dalla cultura superficiale. Sacrificati sull'altare, potremmo dire così, dall'egoismo e dalla paura. No, dobbiamo reagire. Le nostre forze sono poche, sono di in apparenza. Perché accanto alle nostre forze umane, mentali, operative, organizzative, c'è la forza dello Spirito Santo che abbiamo invocato. Dobbiamo credere fortemente che
nell'arco di pochi mesi, penso che si potrebbe dire, si è cambiato tutta una serie di cose, a partire, come disse il Beato Giovanni Paolo II, da quella considerazione importante, importantissima, che lui, Giovanni Paolo II, è riuscito a realizzare con il consenso e la comunione di tutti i vescovi del mondo il 25 marzo del 1984, quando, rispondendo finalmente alla richiesta di Nostra Signora di Fatima, tramite Lucia, lui accorse questo desiderio e trovò il consenso di tutti i vescovi del mondo. Io penso che parecchi di voi ricordano questo passaggio importantissimo, io lo ricordo nella mia cattedrale, quando il vescovo del Monte celebrò questa solenne consacrazione. Ebbene, dall'84 sono passati soltanto 3 anni e poi è iniziato il giorno dell'Immacolata, proprio a Mosca, l'incontro con Reagan e Gorbaciov, una cosa straordinaria, che nell'arco di 2 anni è arrivato al capitolo della caduta del muro di Berlino e la conclusione di un cammino che sembrava inarrestabile. Io penso che non siamo lontani dal sorgere della cultura della vita e dell'amore, dove ogni bambino avrà cittadinanza prima nei cuori, nelle menti, fra le braccia della famiglia, anche quando fosse tanto debole e tanto in difficoltà, e poi in tutta la società. Perché dico così? Perché ho fatto di corsa, è spuntata, come dire, un raggio di sole meraviglioso proprio nel nostro piccolo mondo ecclesiale, attraverso l'intuizione di un vescovo, ma un vescovo speciale, il segretario del Pontificio Consiglio per la Famiglia. Ma questo titolo di segretario è un titolo importante, non è soltanto uno che compiva le lettere, nel senso più nobile del termine. Si chiama Jean Lafitte, è arcivescovo, e recentemente per la Svezia, che è la nostra guida, il nostro padre, colui che ci sospinge ormai da tanti anni a fare tanti passi, lo stesso convegno che abbiamo celebrato nel 2011 sull'onore e la pietà verso i bambini non nati, la necessità e la possibilità di seppellirli, e tutti voi già sapete questo, è avvenuto proprio per sua iniziativa, perché a un certo punto lui disse sì, sono maturi i tempi perché questo possa avvenire in tutte le chiese cattoliche. Attraverso quel convegno si concluse questo iter per cui ora chiunque, se ne ha la possibilità, può avviare semplicemente i bambini non nati nella propria diocesi, nella propria parrocchia, nella propria città. Ma proprio che la Grecia, sapendo che questo cammino aveva bisogno di un passo ulteriore, forse culminante, per rispondere alla domanda importante, dove il mio bambino, non soltanto dal punto di vista umano, le spoglie mortali, pure importanti, perché se poi uno sa, una mamma, supponiamo, o un papà, che se non viene raccolto finisce nei rifiuti ospedalieri, è un dramma che urta contro il senso civile e umano, un dramma grandissimo, ma non soltanto più dal punto di vista umano, dove è il mio bambino, dal punto di vista soprannaturale. Esso vive nel Signore, certo, Dio che ha dato la vita, conosce e ama questi bambini, e per loro non ci sono più problemi, i problemi sono tutti nostri, se addirittura la liturgia dei Santi Innocenti il 28 di dicembre ci fa cantare un inno che forse è il primo inno composto, pensate, perché fosse cantato nella liturgia, dice che loro in cielo giocano con le loro palme, non vieni giocano, e tutti i martiri hanno le palme, perciò loro con le loro palme giocano, come le rose nascenti portate via dal vento, il Papa San Damaso che ha scritto questo inno straordinariamente bello, e dice, dove sono? Dove è il mio bambino dal punto di vista soprannaturale? Proprio questo straordinario vescovo, Monsignor Jean Lafitte, porterà in una riflessione speciale nel prossimo convegno della nostra associazione. Pure piccoli siamo e tanto onore ci viene fatto dalle istituzioni ecclesiali. Questo volantino mi piacerebbe che qualcuno potesse anche distribuire lì sul tavolino,
è intitolato Nel concepito il volto di Gesù. E questa è una frase meravigliosa che implicitamente era già presente nell'Evangelio di Vite, ma che il Papa Francesco ha esplicitato nel concepito il volto di Gesù. E nell'Evangelio di Vite si dice si tratta di annunciare anzitutto il centro di questo Vangelo. Esso è annuncio di un Dio vivo e vicino, nel concepito il volto di Gesù. E dentro questo concetto ci sta una riflessione importantissima che scaturisce da tutta la rivelazione, dalla Genesi, e proprio per davvero dall'inizio della Genesi, fino all'Apocalisse, cioè lo statuto teologico dell'embrione umano. Ciò che è l'uomo, fin dal suo concepimento, fin dal suo inizio, secondo Dio, secondo la rivelazione. Ma se si pongono le basi di questa riflessione, emergeranno a un certo punto i concetti dottrinali, l'insegnamento magisteriale e persino le parole liturgiche per la preghiera solenne della comunità o quelle private per la preghiera personale. Ciò che molti, con intuizione, con iniziativa fervente, hanno immaginato quando si è diffuso una certa modalità un po' controversa che va sotto il nome di battesimo dei bambini nullati. È un linguaggio non perfettamente corretto dal punto di vista teologico o sacramentale, ma si intuisce che cosa intende dire una mamma, una famiglia, una comunità, quando dice questo. Ebbene, lo statuto teologico dell'embrione umano porterà la luce su questo e porterà un grande raggio di sole nella vita pastorale. Per questo dico che forse possiamo allontanare dal sorgere, dall'aurora della civiltà, della vita dell'amore. Quindi noi non dobbiamo demordere, dobbiamo continuare a pregare, anzi, a questo punto aumentare la preghiera. Recentemente ho sentito una cosa che mi ha fatto divertito, perché è spiritosa. Non so se conoscete la Gloria, è un movimento spirituale, sono 32 anni fa, nei Balcani, c'è una grande, meravigliosa storia, e sono coinvolte tante persone, però queste persone ci sono anche dei giovani che sono stati chiamati a un incontro speciale. È vicina la civiltà della vita, della quale è già nei nostri cuori, questo è fortitudine, e anche nel cuore di tante persone che soffrono tanto per tutto questo. E se c'è una categoria che in tutto questo mondo spesso è anche molto esposta, ma forse solo a delle attenuanti, è sicuramente la categoria delle donne. Sia quella sanitaria, persino permettetemi di dire quella
abbiamo fatto troppo poco. Il Beato Giovanni Paolo II non per nulla disse: a partire dalla comunità cristiana, del sorgere la voce della vita dell'amore, con la preghiera, con l'azione, con l'aiuto, chissà che cosa non ha saputo fare il centro di tutta la vita, il movimento per la vita, tutte le sue forze, ma anche la pastorale deve portare il suo contributo. Noi siamo proprio per questo. E così abbiamo dato uno sguardo alla causa della vita che è affidata a Maria, e questa è una parola proprio tipica del Beato Giovanni Paolo II, così affettuoso, così paterno, così forte, così autorevole, così gioioso, così speciale. Ma questo speciale è proprio Francesco, straordinariamente speciale, specialissimo. Ma Giovanni Paolo II, anche soltanto nominarlo, è distruggente. Guarda, disse a Maria, rivolgendosi nell'ultima preghiera che oggi mi vite, so che avrei scolato il tempo, chissà come andare, cosa guardare l'orologio. Guardo Maria, lo sconfinato numero di bimbi a cui viene impedito di nascere. La parola bimbi, ma proprio scritto così, c'è scritto bimbi nel grande documento magisteriale Evangelio Bimbi. Vuol dire che proprio la parola che ha scritto lui. Guarda lo sconfinato numero. E così anche noi, ma questa è la cultura della vita. Questo vuol dire che anche se non si intravede ancora, come quando si comincia a vedere il primo raggio del sole, ma sopra le montagne l'insorgere dell'aurora si intuisce, io penso che siamo quindi adesso è il momento di pregare tanto, di aumentare la preghiera, la donna ci fa una grazia di pregare bene perché aumentiamo la preghiera e di operare per arrivare al sacramento dei bambini non nati, per sostenere le famiglie che hanno dei bisogni, delle necessità, per aumentare il motore della vita, soprattutto usando tutte le forme possibili attraverso anche l'informatica e attraverso le petizioni, che in questo momento sono diventate una grande opportunità, e per questo anche se va, mi immagino che siamo molto grandi, tuttavia leggeremo lo stesso. Chiedo al dottor Di Battista di portarci una breve informazione, non come ho fatto io, è stata lunga, ma va bene, avete chiesto la storia dell'associazione di Federico. Questo è un pezzettino. Perché questa è una informazione molto molto utile. Buonasera a tutti. La fine di novembre il Senato Tecnica ha approvato una legge che è quella dell'eutanasia sui bambini. Questa legge è poi passata al Parlamento Belga. Diretta alla Re del Belgio, Re Filippo. Siccome Re del Belgio ha le stesse prerogative del Presidente della Repubblica Italiana, può, volendo, rifiutarsi di firmare la legge anche se la legge è stata approvata. Ora, nel sito dell'associazione www.advm.org, se lo aprite, nell'home page, trovate questa petizione al Re del Belgio. Cliccate su continuo a leggere, dico perché non è un esperto, ci sono qua persone piuttosto giovani che sanno molto bene di cosa sto parlando. Continuo a leggere, si apre completamente la notizia e c'è un link su cui si clicca e si va direttamente alla possibilità di apporre la firma, questo appello diretto al Re del Belgio, perché la legge non si ha avallata. Ora, quando il Senato ha approvato questa legge, che ripeto poi passata al Parlamento, il Cardinale Sverenza ha chiesto una forte mobilitazione di coscienza, perché questo è uno scalino di discesa in quello che potremmo definire il degrado nei confronti, l'offesa nei confronti della vita, l'eutanasia sui bambini. Ora, questo appello sta circolando, ha un obiettivo di 1.000 firme, prima di partire ho controllato, ce ne erano già 18.891, quindi si è deciso, basta un piccolo sforzo, un passaparola, noi poi abbiamo fatto tanti chilometri per venire fin qui, quindi magari qualche decina di firme si è raggiunta. Nel dire questo, aggiungo che se andate sul sito, Don Maurizio
movimentare il sito perché da molto tempo era rimasto fermo. Io di mestiere faccio giornalista, leggo tanti giornali, quindi voi sul sito, nel menu di sinistra, potete trovare una voce, i giornali, ne potete trovare tante. I giornali, c'è una rassegna stampa che io cerco di caricare giorno per giorno e ve lo dico perché ci sono dei materiali a disposizione. Ieri per esempio ho caricato un articolo del Foglio, il quotidiano di Giuliano Ferrara, su cui su questo giornale, sul Foglio, è comparso un articolo abbastanza documentato sull'aborto selettivo in Inghilterra. In Inghilterra manca un appello 5.000 bambine, perché soprattutto gli immigrati di origine indiana del sud-est asiatico praticano un aborto selettivo, solo maschi e in buona salute. E la legge inglese permette questo tipo di aborto. Ora, il popolo cristiano ha bisogno anche di informazione, perché forse, come diceva anche il notizio, siamo rimasti un po' indietro. Nel sito, per esempio, troverete anche l'evoluzione di quello che è chiamato il rapporto Estrela, dal nome della parola della portoghese di Estrela. È la terza volta che viene discusso in Commissione Europea, è discusso in questi giorni. Cosa chiede questa relazione, questo rapporto? Chiede che l'aborto sia riconosciuto come diritto umano, che l'Europa non mandi alcun aiuto a quei paesi che non riconoscono l'aborto, per esempio i paesi del Sud America. Chiede che ai bambini sia impartita educazione sessuale sulla base della teoria del gender, senza che i genitori possano opporsi. Attenzione, la teoria del gender è già superata, oggi si parla già di teoria queer. La teoria queer presuppone 5 sessi: maschile, femminile, ermafrodito pseudo maschile, ermafrodito pseudo femminile. Nel mese di novembre al Pontificio Consiglio per la Famiglia si sono dedicati 2 giorni di riflessione su questi temi. Una psicoanalista francese ha proposto una lettura di questi temi parlando di linguaggio simbolico che unisce gli elementi del reale e linguaggio diabolico che divide ciò che è confuso. Allora, ci rendiamo conto di qual è la partita? In questi giorni negli Stati Uniti si sta discutendo la liberalizzazione della poligamia. In alcuni paesi, Olanda prima di tutto, stanno avanzando movimenti che chiedono la depenalizzazione e la liberalizzazione della pedofilia e dell'incesto. Quindi questi sono i temi che avanzano. Noi abbiamo una grande occasione storica, ce la sta offrendo e proponendo il Papa Francesco. Noi dobbiamo essere interlocutori del mondo, così com'è, non come lo vorremmo, come sogneremmo che fosse il migliore dei modi possibili. Il modo con cui abbiamo a che fare è questo, ma per farlo occorre informazione. Io, come vi dicevo, faccio giornalista, quello che posso fare è, attraverso il sito e altri strumenti che poi andremo a sviluppare, mettere a disposizione la mia professionalità, buona o non buona, non lo so, però siamo sicuri, perché siamo cristiani, perché lo conosciamo, di quello che noi possiamo fare arriva fino lì, il resto lo farà lo Spirito. E quindi è comunque nostro dovere essere informati e l'associazione cerca di mettere a disposizione.